Cambiamo argomento, il Comune di Pisa ora potrà provvedere ai lavori di riqualificazione della periferia, di alcune zone della periferia, grazie ad un finanziamento di 45 milioni di euro, finanziamento che arriva dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile. Ottenuti dal Comune di Pisa 45 milioni di euro per i progetti candidati al bando ministeriale Pinqua. Sono state ammesse al finanziamento del Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili tutte e tre le proposte progettuali presentate dall'amministrazione comunale e che riguardano tre aree della città. Uno che riguarda Gagno, con la riqualificazione del quartiere di Gagno, l'altro che riguarda Via Rindi e i piazzali, quindi le abitazioni che si affacciano su Via Rindi, l'altro ancora riqualificazione della zona di Pisanova e un nuovo parco urbano a Corona e a confine col Comune di San Giuliano in Via Pungilupo. Tutti questi bandi prevedono la riqualificazione degli edifici ERP, edilizia residenziale pubblica, e la riqualificazione urbana, i sottoservizi e la riqualificazione soprattutto del verde, mettendo in condizione i cittadini di poter utilizzare anche gli spazi a verde fuori, che abbiamo capito quanto importanti all'indomani della pandemia. Con questo si va a riqualificare le periferie, promessa chiesta, detta in campagna elettorale e mantenuta dalla mia amministrazione. Mi sono speso tantissimo col Ministero affinché questo percorso arrivasse a compimento, ci siamo riusciti, è una grande soddisfazione e voglio ringraziare anche gli assessori che con me hanno collaborato, Dringoli, La Trofa, Gambaccini e gli uffici comunali.